Se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano, mi avrebbero risposto un cavallo più veloce. Immagino che anche voi abbiate sentito questa frase centinaia di volte, come è successo a me, una famosissima affermazione di Ford, utilizzata in tantissimi contesti e molto spesso utilizzata fuori luogo o quantomeno slegata dal suo significato originale. Molte persone che utilizzano questa frase in realtà non hanno colto il vero significato, il valore di quell'affermazione e quindi ho pensato di fare un episodio dedicato a questa cosa. Per quale motivo? Perché molto spesso quando parlo di raccogliere informazioni dai clienti e quindi di fare delle interviste, no? Le customer interview, clienti, potenziali clienti e così via, senza scendere nel dettaglio, esistono tantissime tipologie di interviste. Ma solitamente quando parlo di intervistare i clienti, no, per raccogliere informazioni, per raccogliere feedback, c'è sempre qualcuno da qualche parte nell'audience, in aula, in azienda e così via, che alza la mano e dice: però Ford aveva detto che i clienti non sanno quello che vogliono. Oppure citano un'altra affermazione simile di Steve Jobs, che a sua volta fa riferimento a quella di Ford, che dice qualcosa tipo: le persone non sanno cosa vogliono fino a quando non glielo fai vedere. Quindi vediamo in dettaglio cosa significa questa frase, perché è una frase che ha ragione ed è sacrosanta, ma significa qualcosa di leggermente diverso rispetto a quello che pensiamo solitamente. Perché il bello valore in quella risposta, in quella ipotetica risposta che Ford usa quasi per schernire i suoi clienti, dice: ah, mi avrebbero chiesto un cavallo più veloce, e uno si fa la risatina sul cavallo più veloce. In realtà lì dentro la parola veramente interessante non è cavallo, ma sono le due paroline più veloce. Perché? Perché quelle due paroline più veloce indicano il fatto che le persone sentivano un'esigenza. Quindi, che si tratti di una risposta vera o meno, se la risposta fosse stata quella, le persone, i suoi potenziali clienti stavano facendo emergere un'esigenza, un bisogno, una necessità, ossia quella di muoversi in maniera più veloce. Quindi, con i mezzi che avevano al momento, il cavallo, la velocità con la quale si muovevano non era abbastanza per quelle che erano le loro attività, per andare al lavoro, bla bla bla, chi se ne frega, questi sono dettagli. Il concetto in quel caso era che quelle persone avevano un'esigenza e quell'esigenza era quella di spostarsi più velocemente. Quindi in realtà se anche fosse stata quella la risposta dei clienti alla domanda di Ford, in quella risposta c'erano degli insight, delle informazioni che erano importantissime per noi, no? Che siamo dall'altro lato. Quindi questa cosa significa? Ovviamente quando noi andiamo a fare delle interviste, non scenderò nel dettaglio perché altrimenti ci vorrebbero 10 video, però se vi interessa il tema ditemelo che magari ci faccio qualche video più approfondito. Ma in generale quando andiamo a raccogliere i feedback degli utenti o dei clienti, quando andiamo a fare delle interviste, delle survey, di qualsiasi tipo di informazione si tratti, non andiamo mai a chiedere cosa vorresti, no, perché questa domanda è assolutamente inutile, porta con sé tutta una serie di bias, tutta una serie di problematiche, quindi la risposta avrebbe valore zero. Quello che andiamo a fare è andare ad analizzare quelle che sono le difficoltà, le problematiche, le esigenze che il cliente o potenziale tale sta vivendo e su quella cosa andiamo a raccogliere delle informazioni per fare un'attività chiamata validazione. La chiave di fare queste interviste, interviste di scoperta vengono chiamate nella maggior parte dei casi, è quella di validare. Noi abbiamo delle ipotesi di partenza. Ovviamente esistono diversi tipi di validazione, ma ripeto, non scendo nel dettaglio che l'argomento è complessissimo. Esistono diversi livelli di validazione, può essere che stiamo validando il problema, può essere che stiamo validando la soluzione, può essere che abbiamo già un prototipo e così via. Ma in generale vogliamo raccogliere delle informazioni attraverso il racconto del cliente. Ecco perché non andiamo mai con la domanda netta: ti piacerebbe questa cosa? Sì, no, perché la risposta sì, no è assolutamente inutile. E più che altro invece facciamo parlare il cliente, lo facciamo raccontare il valore in quel caso. È nel racconto, è nello storytelling, perché è in quel racconto che emergeranno dei dati che poi noi abbiamo l'onere di dover interpretare e capire in che modo poi questa cosa può diventare un prodotto, un servizio e così via. Quindi poi eventualmente lavoriamo su quella che sarà l'eventuale soluzione alla problematica che abbiamo individuato. Quindi ricapitolando, quella frase di Ford è sacrosanta, aveva ragione Ford a dire quella cosa, ma non significa quello che solitamente le persone pensano, ossia non parlate con i clienti perché i clienti non sanno quello che vogliono. No, parlate con i clienti, ma non chiedetegli cosa vogliono. Andategli a chiedere quelle che sono le difficoltà, le problematiche, le frustrazioni, gli obiettivi, eccetera, eccetera, perché dovete avere in mente una sola cosa che è la validazione. Questa è la chiave di tutta la questione. Se vi interessa il tema, magari
vi lascio qualche link qui sotto in descrizione per approfondire un po' questo argomento, ma banalmente, se non avete mai letto, che ne so, Lean Customer Development può essere un buon libro da cui cominciare. Allo stesso Lean Startup è utilissimo su questo tema, oppure Running Lean, che forse è uno dei più veloci e uno dei più interessanti, anche molto molto facile, molto molto brevi. Se volete capire meglio come utilizzare le interviste e i feedback dei clienti per lavorare sui vostri prodotti e sui vostri servizi. Questo episodio finisce qui, come sempre fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti, in privato, dove vi pare, l'importante è che mi diate un feedback. Se pensi che possa essere utile per qualcuno, ricordati di condividere questo link o di taggarlo qui sotto da qualche parte, e ti ricordo come sempre di seguirmi sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook o sui podcast se preferisci il formato audio, per non perderti i prossimi episodi. Alla prossima!